Ci trasferiamo ora a Milano, dove Guido Ferrari ha realizzato pochi giorni fa un incontro-intervista esclusivo con Sua Santità, il 14° Dalai Lama tibetano. Sua Santità, l'insegnamento che lei ha scelto per l'incontro di Milano porta il titolo La via della liberazione. Le è possibile spiegare, naturalmente in termini molto molto semplici e brevi, il contenuto fondamentale di questo insegnamento? Allora, è un po' difficile per voi che non siete svegli come me purtroppo capire questi concetti, però ci proverò e possiamo cominciare con un esempio che magari anche voi del vostro rango, diciamo, riuscite a capire. Allora, mi trovavo una volta, lei sa che io ho la capacità di reincarnarmi, ma non di reincarnarmi così in altri, nelle persone del passato, cioè io praticamente mi posso reincarnare in qualsiasi persona che io scelgo, ok? Fino a qui ci arrivate, no? Tutto a posto? E quindi, di solito, scelgo gli animali, cioè mi piace reincarnarmi in degli animali, no? Come l'ameba, per dire. Ah, veramente divertentissimo reincarnarsi in una ameba. Poi c'è stata quella volta che mi sono reincarnato in un plancton e ho passato i 6 mesi più belli della mia vita nel colon di una balena. Poi ci sono anche volte dove mi reincarno in esseri umani e ultimamente sto provando molto piacere a reincarnarmi in influencer, ma in influencer di un certo tipo, un po' di nicchia, diciamo, tipo quelle, l'influencer che hanno OnlyFans, le conosce OnlyFans, no? Quindi praticamente io mi reincarno in questa particolare soggetto, diciamo, e mi trovo a fare un'esperienza molto molto particolare e praticamente il mio compito è quello di accendere la webcam, toccare un po' il capezzolo così e poi da lì poi guardare fisso la telecamera e poi cercare di ruotarmi e far vedere tutte le mie forme, no? Ed è un'esperienza che ti fa crescere molto velocemente a livello spirituale. Così anche lei può diventare un giorno come me, però dovrete fare questa esperienza e dovrete capire prima di tutto come liberare, non pensare, e poi dopo, solo a quel punto potreste fare il salto quantico come l'ho fatto io. Però non è una cosa che posso fare tutti. Poi ci sono altre cose che mi piace molto. Hai capito quello che ho detto fino adesso? Cioè, non so se lei può capire perché siete veramente stupidi, voi non capite un cazzo. Ci vuole veramente un'intelligenza sopraffina come la mia. E per dire un'altra cosa che mi piace reincarnarmi è per purificare la mente attraverso una disciplina continua e man mano si diventa sempre più tolleranti, più responsabili e più pieni di amore per se stessi, per l'altro e per tutto il mondo. Esatto, è così, bravo, nonostante sei un po' limitato mentalmente ci sei arrivato, ma attenzione però, per dire, come posso spiegare questo a dei ameb come voi? Le faccio un esempio, c'è stata quella volta che mi sono reincarnato in un autista dell'ATAC, no? Però purtroppo ho scelto il momento sbagliato, diciamo, perché era venerdì e sappiamo che la gente di venerdì fa sempre sciopero e quindi non sono riuscito a fare questo salto quantico, diciamo, facendo, diciamo, questa esperienza come autista dell'ATAC e quindi sono passato alla prossima reincarnazione per cercare di capire un po' di più, ma bisogna fare le cose come si deve, no? Perché non è che si può scegliere così a cazzo di cane. Praticamente
io scelgo queste cose strane proprio perché è qui che è la chiave per la crescita del salto quantico, diciamo. Le persone, i poveracci, diciamo, non sanno. Mi sembra che al fondo le grandi tradizioni religiose diano un messaggio simile, quello dell'amore. Sì, quindi a proposito dell'amore, cercherò particolare, è proprio dovuto a questo bisogno di nuovo senso, di nuova responsabilità in un mondo che tante volte è molto difficile. Sì, assolutamente bisogna essere responsabili e, diciamo, reincarnarsi in queste persone. Ci dobbiamo scegliere, ragazzi, non è che possiamo reincarnarsi così in quello che ci va. Io scelgo queste professioni perché mi fanno crescere spiritualmente. Ad esempio, c'è stata quella volta che mi sono reincarnato in un parcheggiatore abusivo e mi piace fare il parcheggiatore abusivo perché proprio mi piace vedere l'espressione delle pecore quando praticamente si avvicinano, devono parcheggiare la macchina e fanno quella faccia come per dire ma veramente devo dare i soldi a questo qua io? E quello è veramente molto divertente, mi fa molto divertire, ma alla fine, anche se non vogliono darmi quei due spicci, comunque alla fine me li danno perché sanno che se non me li danno c'è il rischio che ci graffio la macchina, per dire, o ci buco le gomme, cose così, diciamo. E queste cose così ti fanno crescere, come le dicevo, no? Quindi poi bisogna sempre stare molto attenti, perché non sempre ci si può fare il salto quantico così. Poi dobbiamo parlare dell'abbigliamento, ecco, l'abbigliamento giusto anche, e io mi vesto in modo molto ma molto particolare, perché in questo modo faccio sì che tutta la gente che mi vede eccetera eccetera può capire, insomma, con chi ha a che fare, diciamo. Che altro dire? Posso raccontarle quella volta che mi sono reincarnato in un rettile, diciamo, appassionato di auto storiche. E questo era un miliardario appassionato di auto storiche, no? E finalmente soddisfatto questo bisogno che avevo. Lei, come sa, la mia macchina preferita era la Ferrari 250 GTO, e particolarmente quella del 63. Ebbene, sono riuscito a soddisfare questo mio bisogno e nel 2018, sì, 2018 ho pagato 80 milioni di dollari per una Ferrari GTO del 1963. E è stato una grossa soddisfazione e ho cominciato a girare per le vie di Roma con questa macchina. E ma bisogna avere la testa per fare questa cosa qua, perché non si può girare così con una macchina del genere. Lei sa che è una 12 valvole questa macchina? Cioè, ci sono 12 valvole proprio dentro la macchina, proprio dentro, eh? Poi, sapendo che ci sono 12 valvole, poi costa anche, costa, mi è costato un sacco di soldi, ma sono bravo a capire tutti questi dettagli che mi faranno crescere poi spiritualmente man mano che vado avanti. Ma è inutile che mi faccia finire. Allora, praticamente la tua mente si espande e dentro di te senti proprio il chakra, i kundalini, che praticamente ti stai praticamente avvicinando sempre di più all'universo. È così. Soluzione non stia tanto in un governo internazionale, che ovviamente è molto importante, ma è nella trasformazione del singolo individuo, e dal singolo individuo che deve cominciare questa nuova coscienza. Sì, il governo unico mondiale è quello che dobbiamo fare, ovvio, ma il singolo individuo ha molta importanza e può fare molto. E quindi io, nel caso mio, per dire,
A me mi danno soldi e vado all'ONU per dire e dico che dobbiamo unirci tutti quanti. Ok? Attenzione che qualcuno ha acceso la mia GTO qua. Allora, però, ritornando alla GTO, quindi, mi sta seguendo, non ce la fa. Ok, allora, dicevo, prendo questa macchina ed era buio, diciamo, era notte e stavo girando come un pazzo, diciamo, proprio per cercare di avere quel salto quantico, diciamo, no? E non so, saltavano ciclisti, gatti, schiacciavo un po' di tutto, non so, ma tutto questo serve alla fine, perché anche col gatto, dopo quell'esperienza. E te vorrei parlare del Tibet, del suo paese. Da molti anni lei cerca il dialogo con la Cina di Pechino per restituire al Tibet una sua autonomia. Qual è il suo progetto? Beh, proprio per rispondere a questa domanda devo continuare con la mia storia con la GTO. Praticamente vengo fermato da questo poliziotto, il quale però era anche lui, come me, appassionato della 250 GTO. E mi dice, ma questa è la 330 GTO? No, io ho detto, è quella normale, è la 250 GTO. E lei, è lui, scusate, era un lui, e non ci poteva credere, una 250 GTO proprio davanti ai suoi occhi. E ha detto, possiamo? Mi fa fare un giro con questa macchina? E io gli ho detto, va bene. E lui capiva tutto, era molto, ma molto esperto, forse più di me. E praticamente quella notte noi ci divertimmo. E andammo anche alla Via Togliatti, le conosce Via Togliatti, no? Per fare un'esperienza che ci avrebbe fatto sempre questo salto quantico. Siamo andati a Trans e è stata un'esperienza molto, ma molto toccante. E quindi poi dopo, niente, dentro di me c'era questa voglia di, nella prossima reincarnazione, diventare un poliziotto, perché questo poliziotto mi ha raccontato un po' delle sue esperienze lavorative. E io ero particolarmente curioso di fare questa esperienza, cioè di fare il poliziotto e di provare l'ebbrezza che si prova a fermare una pecora durante il lockdown mentre si dirige a fare la spesa, però che si trova magari a 250 metri, cioè oltre il limite, diciamo, consentito. Ed è bellissimo fare una multa a questa pecora, proprio, cioè ti fa proprio, è proprio un'esperienza che ci fa fare il salto quantico.